Ciao, come state? Allora, eccomi qui per parlarvi di qualche piccola informazione che ho reperito qua e là sul web e che riguarda naturalmente fare bijou, realizzare gioielli, bigiotteria fatta a mano e non soltanto, anche qualcosa di più, notizie, informazioni, piccoli trucchi, segreti, qualche tutorial per migliorare nelle nostre tecniche. Allora, prima di tutto però vorrei dare un paio di informazioni. Siccome mi hanno chiesto un paio di cose veloci, ho pensato che potessero essere magari di interesse generale, quindi mi è stato chiesto prima di tutto dove abbia comprato queste pinze, che sono pinze che voi conoscete bene, ne abbiamo parlato, sono le pinze per chiudere gli anellini medio grandi come misura. Allora, le ho comprate presso questo venditore, io vi metto il link qui sotto, di cui non ricordo mai il nome, Sparkling qualcosa, e non è un venditore che conosca a fondo, ho comprato solamente le pinze da questo venditore. Ho fatto praticamente una ricerca su Etsy e ho cercato le pinze migliori a prezzo migliore e devo dire che credo di esserci riuscita, almeno in quel momento erano le pinze migliori, non so ora. Si potrebbe rifare una ricerca naturalmente e direi che per 10 euro sì, ne è valsa la pena. 10 euro comprensiva la spedizione, le pinze devo dire sono di buona qualità, di ottima qualità direi. Quindi questo. Poi mi è stato chiesto qualcosa sui castoni. Sapete, i castoni servono ad incorniciare, a contenere dei cabochon, delle pietre. Allora, l'amica che mi ha chiesto dei castoni diciamo ha ricevuto da me un link sbagliato, nel senso che le ho dato il nome di un sito che effettivamente non ha castoni, è proprio un errore. Poi mi è venuto in mente, guardando tra i miei vecchi preferiti, che c'è questo sito, anzi questi siti, perché appartengono ad una stessa azienda molto interessante e che vende castoni anche molto belli, molto particolari, che fanno anche da link, quindi non solamente il pendente, ma anche, sapete, castoni con anellini per fare da link, poi tutte le fogge, molto carini, quindi se volete andate a vedere. Allora, vi segnalo questi tre siti che appartengono appunto ad una stessa azienda per alcuni motivi specifici. Perché vendono delle belle filigrane, quindi filigrane, quindi avete presente quello stile un po' retro, un po' vintage, ma che infatti si chiamano incirca così l'azienda, è vittoriano, molto femminile, un po' lezioso, però insomma secondo me molto belle. Sono queste, loro le chiamano stamping, ma sono di fatto delle filigrane secondo me, con questo stile evocativo del passato, sono in ottone, in argentati, di rame, eccetera, hanno una patina anticata. Allora, c'è una tecnica per quanto riguarda queste filigrane ed è una tecnica che prevede di sovrapporre vari tipi di filigrana in modo da creare poi un oggetto più complesso, un pezzo, un unico complesso, ed è la tecnica a strati, credo che si chiami, proprio di stratificazione, e viene anche ben spiegata in questo sito. Molto bello, devo dire che i risultati sono entusiasmanti, ci vorrebbe forse un'altra vita per andare a fondo anche in questa tecnica e per imparare tante cose anche qui, davvero, guardate, bellissimo. Comunque, i siti di vendita hanno due siti dove vendono questi materiali, tutto un po' vintage. Uno si chiama vintagejewelrysupplies.com e l'altro si chiama accessoriessusanne.com. E poi hanno un terzo sito divulgativo dove ci sono notizie, dove si parla di questa tecnica, che si chiama filigreebidding.com ed è un sito molto bello, secondo me è molto ben fatto, io trovo che meriti una visita, anche se magari le filigrane o questi pezzi tutti traforati non sono tra i vostri preferiti, perché comunque si parla di tecniche in genere, di materiali, di pinze, di spedizioni, poi si spazia su molti argomenti, c'è anche un bellissimo articolo su come prezzare i gioielli fatti a mano, è veramente una fonte proprio di informazioni molto molto buona. Io vi dico, non ho neanche letto, perché ci sono tantissimi, non ho letto tutti i link, perché è un libro di fatto, è veramente un libro molto bello. E date un'occhiata, spiegano molto bene e ci sono degli esempi pratici, praticamente dei tutorial su come si realizza un gioiello con filigrane stratificate. Allora, ve lo segnalo per questo motivo e ve lo segnalo anche per un altro motivo, perché vendono i loro prodotti con un costo di spedizione praticamente uguale a zero in tutto il mondo, cioè non c'è il costo, non c'è la spedizione gratis, in altre parole.
Allora, questa è una cosa abbastanza interessante. Diciamo che normalmente non mi capita di trovare aziende che abbiano questa particolarità della spedizione gratuita in tutto il mondo. Quindi io ve la segnalo, guardate, leggete bene, non affidatevi solamente a quello che vi dico io, questo mi pare corretto, leggete interamente la pagina dedicata alle spedizioni. Però si dice sostanzialmente questo, che non c'è limite di spesa, quindi voi non dovete raggiungere una certa spesa per avere la spedizione gratuita, solamente al dettaglio, non all'ingrosso, quindi al dettaglio. E naturalmente è un tipo di spedizione senza rintracciabilità e senza assicurazione, quindi può essere un rischio, se il pacco si perde non venite rimborsati, questo è importante da sapere, però può darsi che una persona questo non interessi più di tanto, voglio affrontare il rischio, direi che può essere una buona opportunità. Naturalmente viene consigliato da questa azienda, viene consigliato di fare, comunque richiedere una spedizione assicurata nel caso il pacco abbia un certo valore. Loro indicano, se non ricordo male, indicano i $120 come soglia. Consigliato, non obbligatorio. Informatevi, guardate bene, io lo trovo molto interessante. Allora, per gli amanti della tecnica chain mail, che sono tantissimi, è una tecnica veramente, ci vorrebbe una terza vita, ok? Altra tecnica favolosa, e c'è questo sito, probabilmente qualcuno lo conoscerà già, perché è una bibbia di fatto per chi frequenta internet e chi ama questa tecnica. Il sito si chiama cgmail.com, è gestito da questo signore che si chiama Jeffrey, un sito attivo dal 2003. E raccoglie tutorial gratuiti, interamente gratuiti, ci tengo a dirlo perché guardate, non è così scontato che siano tutti gratuiti, però io ho notato che per quanto riguarda questa tecnica chain mail, veramente si trova molto materiale, molte informazioni, assolutamente risorse free. È interessante questa cosa, non so il motivo, ma comunque è molto bello, è di buon livello tra l'altro, è anche tutorial veramente di livello. Questo sito ne contiene tantissimi, tutorial ben fatti, non vi preoccupate dell'inglese, ci sono delle immagini realizzate a PC, sono immagini tridimensionali, molto grandi, molto chiare, nitide, veramente un grande sito, veramente notevole. Quindi secondo me date un'occhiata anche in questo caso. Poi segnalo ultimissima cosa, e questa la segnalo, devo dire, per simpatia. Segnalo per simpatia questa editrice di Etsy. Allora, di cui non trovo più il bigliettino, va bene, comunque me lo ricordo, nottotoetsy.com, Toto è il suo cagnolino, vabbè. Questa venditrice vende, diciamo, fili e anellini prevalentemente, fili e anellini, anche se mi pare che si stia un po' allargando, credo sia una venditrice professionale, immagino di sì, ma mi interessa soprattutto segnalarvi la sua gentilezza e disponibilità, con me perlomeno è stata molto gentile. Anche questo conta, io trovo che anche questo sia una variabile da tenere presente, molto gentile e disponibile, e udite udite, parla e scrive in italiano, cosa incredibile che secondo me va anche segnalato. Allora, spero che vi piaccia anche questo mini tutorial review. Vi mando un bacio. Ciao!